Sono passati 30 anni dalla strage di Capaci e Via D'Amelio. Il tritolo e il sangue hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello Stato italiano, nel cuore di cittadini onesti e nella volontà di riscatto nei confronti della mafia. Il coraggio e il senso del dovere di questi servitori dello Stato hanno dato il via ad una scia di indignazione che non ha più trovato freni e ha creato la consapevolezza della possibilità di combattere la mafia. Per questo motivo il Premio Borsellino e il Comune di Teramo hanno voluto ricordare quegli eventi con un incontro alla presenza delle scuole. Abbiamo scelto quest'anno di mettere in campo una serie di iniziative nel mese della legalità. Ieri abbiamo commemorato, oltre alla figura di Aldo Moro, la figura di Peppino Impastato, un uomo che ha sacrificato la sua vita per la lotta alla mafia, e ci ha insegnato come vanno difesi sempre gli ultimi e va combattuta, la cultura mafiosa sempre e ovunque. Ecco perché dobbiamo farlo anche nella nostra città, anche nei nostri territori. Ieri abbiamo suonato i 100 passi. Dobbiamo sempre pensare che la cultura mafiosa, intesa come sopraffazione, violenza nei confronti dell'altro, mancanza di rispetto, controllo dell'altra persona, sia sempre a 100 passi da noi. Ecco perché dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione e dobbiamo combattere e lanciare un messaggio a questi ragazzi di scegliere sempre di stare dalla parte giusta. Un obiettivo importante che portiamo avanti col Premio Nazionale Borsellino tutto l'anno nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi, i giovani, i più piccoli che non sono a conoscenza di questa storia, di questa triste storia italiana avvenuta 30 anni fa e affinché possano conoscerla e che tutto quello che è successo non si possa ripetere. Il messaggio è la memoria, ma la memoria non intesa come uno sguardo alla storia, ma intesa come un qualcosa che è vivo, che deve essere conosciuto dai ragazzi perché deve far parte del loro presente, del loro futuro. D'altra parte, molti di loro non sanno assolutamente nulla, al di là dei nomi Falcone e Borsellino, però tutte le vicende che hanno attraversato la storia italiana degli ultimi 40 anni a loro sono ignote, quindi è bene sempre parlarne, ripeterlo e attualizzare quelle problematiche che oggi sono più vive che mai.